Nella nostra continua ricerca e peregrinazione alla scoperta di luoghi di eccellenza della destra tagliamento, questa volta siamo arrivati a Domanins, la terra dei Magredi, terra speciale perché è dedicata soprattutto al vino per la conformità del terreno ghiaioso. Qui la vite cresce benissimo e tu che hai fatto enologia lo sai certamente meglio di me. Certo, qui il vino è ottimo perché appunto, come dicevi tu, pur non avendo fatto enologia, ha detto delle cose esatte. Qui la morfologia del terreno è perfetta proprio per la vite e quindi dà del vino ottimo. Certamente, allora terra di Magredi, terra dove comunque si può gustare del buon vino, ma comunque, ripeto, si può anche parlare di sport, soprattutto di sport della destra a tagliamento, no? E soprattutto in questo momento in cui tutti quanti sono vicini vicini al Pordenone, perché il Pordenone è diventato la sorpresa della Serie B, con la vittoria sulla ex capolista Empoli, perché l'Empoli si è presentata alla Dacia Arena da capolista ed è tornata via, che capolista non era più, perché ha perso per 2-0, che è oltretutto successo che ha portato il Pordenone in zona playoff. Sì Dario, hai detto bene, il Pordenone oggi a detta di tutti è la sorpresa di questa Serie BKT, però se noi ricordiamo le parole di Tesser al ritiro precampionato, lui ha sempre detto che dopo le 6-8 c'è l'outsider Pordenone, e ad oggi Tesser è credibile. Tesser, sì, da quello che ha detto all'inizio, ma interessante anche sentire, dopo lo sentiremo, quello che ha detto dopo la partita, perché ha risposto Cristian Bucchi che si è lamentato parecchio della direzione arbitrale, dimenticando forse che il Pordenone proprio qualche giorno prima aveva terminato la partita non in 10 come l'Empoli, ma addirittura in 9 ed era uscita dal Bentegodi con un pareggio contro il Chievo. Quindi Tesser, sentiremo dopo, ha risposto in un certo senso per le rime, sempre con la sua consueta signorilità e senza alzare i decibel, diciamo così, ma ha risposto per le rime al collega Bucchi. Sì, Bucchi fa bene a lamentarsi, però è causa dei suoi stessi mali, Dario. Cioè Bandinelli si è lasciato espellere lui da solo dopo 2 minuti di gioco. E in più c'è da dire che nonostante avesse giocato in 10, l'opportunità per pareggiare la partita l'ha avuta. È Mancuso che non ha saputo sfruttarla. Per cui io dico grande Pordenone, un Pordenone che non ha mai subito l'Empoli. Tra l'altro aggiungo un Empoli che a me mi ha anche un po' deluso. Per cui la vittoria del Pordenone è netta, sudata e guadagnata. Certo, un 2-0 firmato da Burai su calcio di rigore e da Pobega, che è, se il Pordenone è la rivelazione e la sorpresa della Serie B, Pobega è sicuramente uno degli elementi sorprendenti di questo campionato. Eh sì, Pobega sulla sinistra si sta dimostrando un giocatore di gamba importante, anche un giocatore che vede la porta. Non dimentichiamo che è arrivato a quota 3, il capocannoniere assieme a Strizzolo della squadra neroverde. Certamente. Beh, ma di questo parleremo dopo con dovizia di particolari, diciamo anche di cos'altro parleremo nel corso di questa puntata. Toccheremo sicuramente l'argomento Tamai, perché in Serie D le cose non è che stiano andando molto bene, no? No, il Tamai purtroppo continua a perdere e questo dispiace per il territorio, dispiace soprattutto per questa società che tanto ha fatto negli ultimi anni nel territorio pordenonese. C'è da dire un punticino invece importante per il Chions, dove ancora una volta abbiamo visto una rete di Filippini al secondo centro consecutivo nelle due gare disputate. La classe non è acqua, ragazzi. La classe non è acqua, è un lusso. Speriamo che lui riesca a dare quell'entusiasmo giusto a questa compagine per trovare poi la salvezza che la società si è prefissata. Certamente, ma parleremo anche dei campionati regionali, perché tu hai puntato Nazareno i fari questa volta su chi? Siamo scesi in prima categoria e siamo andati a vedere a Pasiano Union Azzanese. Era la partita di cartello del girone A. Si è confermata, diciamo, in testa alla classifica la formazione di Buset, che è riuscita a vincere grazie a una rete soltanto. Però è stata una partita combattuta e per nulla scontata. Comunque l'Azzanese ha dimostrato di saper meritare questa posizione in vetta alla classifica assieme al Villanova. In promozione, quindi nella categoria superiore,
il Casarsa ha, diciamo, perso l'imbattibilità e di conseguenza ne ha approfittato subito la SPAL Cordovado di Massimo Muzin, che è riuscito, diciamo così, a scavalcare la sua ex squadra. E tra l'altro non abbiamo realizzato nessuna intervista. Perché? Perché domenica prossima ci sarà lo scontro diretto proprio tra SPAL Cordovado e Casarsa. E quindi, noi non mancheremo. E allora sì, a quel punto intervisteremo Massimo Muzin o il tecnico del Cordovado. Certamente, perché noi non vi facciamo vedere soltanto le immagini della Serie B del Pordenone, ma vi portiamo anche le categorie dilettanti della destra tagliamento in casa. Solo calcio in questa puntata? Oggi sì, solo calcio e tanto calcio tra Pordenone. Parleremo un poco anche delle squadre che ben si stanno comportando in eccellenza, come il Fiume, peccato il Fontana Fredda, certo, che invece ha subito la seconda sconfitta consecutiva, e poi l'approfondimento di Nazareno con promozione prima categoria. Certamente, niente ciclismo, quindi le due ruote ti sono servite solo per arrivare da casa tua a Pordenone fino ai Magredi. E basta per questa settimana. In giacca e cravatta. Però ti posso assicurare che il ciclismo non ha finito la sua stagione, infatti prossimamente ci sarà la Coppa San Vito riservata ai dilettanti. E qui un po' di merito, se questa manifestazione si svilupperà e verrà organizzata, è anche un po' merito nostro, no? Perché siamo riusciti a sensibilizzare non solo il comune che... Hai lavorato bene ai fianchi tutte le autorità, eccetera, sì, dando sì, spazio anche, ai protagonisti. Ma anche sponsor privati si sono avvicinati a questa classica che non doveva assolutamente mancare all'appuntamento. Certamente, benissimo. Allora, che poi oltretutto bisogna anche dire che anche il sito di Giuseppe, tuttopordenone.com, con il suo invito a sostenere la classica di San Vito, sì, no? Cioè, quindi anche lui sicuramente ha contribuito in questo. Benissimo, allora cosa facciamo? Partiamo con il calcio? Partiamo con il Pordenone, sì. Mozione giustissima, grande ingenuità del mio calciatore, che non l'avrei accettata nemmeno al 95esimo, ma dopo un minuto veramente credo che sia proprio una follia, e questo non va assolutamente bene. Giocare una partita 100 minuti praticamente tutti in 10 è diventato difficile, però non deve poi togliere tutto il resto. Tutto il resto, ti ripeto, la mia squadra credo che abbia fatto il 54% di possesso palla in 10, quindi segno che non ha smesso di giocare, tutt'altro, ci ha provato. È ovvio che il Pordenone è una squadra quadrata, non ci ha concesso tantissimo, abbiamo avuto anche un paio di situazioni interessanti, abbiamo sbagliato il rigore, ma credo che, riferito all'arbitro, io credo che la decisione che abbiamo subito soprattutto è stata quella del calcio di rigore contro, che eravamo già in 10, giustamente, siamo andati sotto ingiustamente, e questo bisogna dire. Io non mi lamento mai, però credo che un episodio del genere non sia nemmeno dubbio, cioè, l'abbiamo visto tutti, l'hanno visto i suoi collaboratori. Mi dispiace, perché io da 2 anni ogni volta che facciamo una riunione con gli arbitri dico: perché il quarto uomo, perché i segnalini che a volte vedono molto meglio dell'arbitro non lo aiutano? In Serie B non c'è il VAR, ma io ero nella mia panchina, e non perché fossi l'allenatore dell'Empoli, ma è stato clamoroso, cioè il giocatore si è tuffato prima che arrivasse vicino e il nostro giocatore, cioè, era una munizione per simulazione, è diventato un calcio di rigore, ci sarei trovati 1-0 per il Pordenone in 10 giustamente, 1-0 no. Queste sono le cose che dispiacciono. Tutto il resto colpa nostra, perché abbiamo sbagliato il rigore, siamo rimasti in 10, non abbiamo riaperto la partita, tutt'altro, invece abbiamo permesso al Pordenone di farci 2-0, invece dovevamo chiudere il primo tempo con il minimo svantaggio, perché poi le partite sono strane, basta poco, basta un episodio, basta nulla per rimetterle in piedi. Il secondo tempo abbiamo provato a fare qualcosina, ma oggettivamente non è che siamo stati pericolosi più di tanto, se non un'occasione finale con Frattesi, però mi aspettavo questo tipo di partita in 11, lo è stato in 10, e così. E lo prendo di Bucchi, non commento gli episodi di rigore, li avrà visti. Penso che la mia squadra abbia fatto un'ottima prestazione, sicuramente tratta da giocare in 10, domenica abbiamo giocato in 9, abbiamo pareggiato, e quindi ognuno è libero di interpretare le situazioni. L'Empoli si è confermata una grandissima squadra, oggi mi ha vinto con merito, basta, io dico solo questo.
accademia direi un po' eccessiva. Si è giocato a calcio fino al 95 e all'87esimo il mio portiere ha fatto l'unica parata vera di 90 minuti e poi non si sa mai quello che basta, un calcio piazzato, un momento di difficoltà, quindi accademia non ce n'è. Peccato non essere nessuno capace di fare la terza rete viste le situazioni importanti, numerose che abbiamo avuto. Però più di dire bravi, una prestazione veramente bellissima che è stata fatta contro una squadra forte che se anche in 10 le squadre forti sanno giocare e l'Empoli lo ha dimostrato. Quindi onore a loro e complimenti vivissimi, bravi miei ragazzi. Tutti i movimenti giusti che hanno fatto e alla fine abbiamo concretizzato in maniera ottimale con Pobega. Ci sono state ancora un paio di queste situazioni che invece non le abbiamo fatte. Però al di là dell'azione del gol, ripeto, se tu oggi giochi sottotono, giochi con intensità e con un po' di qualità, perché hai fatto valere l'uomo in più, l'hai fatto valere bene in mezzo al campo, Burai ha preso in mano il pallino del gioco e ha fatto girare bene la squadra, abbiamo palleggiato bene e quando c'era da affondare abbiamo affondato. Questa penso sia stata la verità. Poi il possesso palla 54 a quello che è, a me non interessa nulla, lo do volentieri. E non perché non determina nulla, nel calcio, poi diamo volentieri il possesso palla agli avversari, queste sono le caratteristiche un po' della mia squadra, anche se penso che oggi l'ha palleggiato lo stesso, il discorso è fare un palleggio all'indietro e non un palleggio da far gol, c'è un po' di differenza, ma intanto sicuramente positivo, ho visto anche l'inizio sul calendario contro queste squadre e le abbiamo viste anche oggi, ripeto, per l'ennesima volta, fortissime. Noi ci giochiamo la nostra partita, in casa e fuori cerchiamo di non fare differenze, non ce ne sono per quanto riguarda il modo in cui prepariamo le partite, l'interpretazione che diamo alle partite. Stiamo facendo bene, questo è un dato di fatto numerico, non abbiamo fatto nulla. Siamo in brevissima parte della prima parte del campionato, quindi nulla, chiaro è meglio far bene, ti dà punti, fiducia, morale e quello che stanno facendo con merito, perché la squadra è una squadra che ha uno spirito, quello giusto, che serve per raggiungere l'obiettivo che tu hai detto prima, che è la salvezza. Spirito che abbiamo visto lottare in 9, non perché porti a casa il pareggio, il modo in cui lo ti poni, quello è quello che mi fa guardare e vedere cosa fa la mia squadra, verificare le cose positive. È uno spirito di squadra, una mentalità, ce la portiamo addosso dietro dello scorso campionato, ogni partita, l'ho detto anche oggi, prima della partita, prima che rimanessero in 10 loro, l'atteggiamento deve essere una squadra che anche nel calcio dei tre punti che vuole vincere la partita, poi ci riesce o ci riesce un paio di maniche. Ma mai essere in mano agli avversari per la volontà tattica o per paura. Ce ne andiamo a giocare e vediamo. Ripeto, una minima parte deve essere comunque contenti a questo primo break, a questo inizio campionato. Abbiamo trovato peso tra le squadre più forti del campionato, ne troveremo ancora due o tre sulla carta importantissime, ma adesso comincia il campionato più difficile. Questo era più importante la qualità degli avversari. Forse sulla carta troveremo avversari alla nostra, come noi, che dovranno altri obiettivi rispetto a queste prime, e adesso diventa difficile, no? Si gira completamente il discorso. Non ce l'ha un ragazzo giovane, c'è personalità, c'è fame, c'è voglia, c'è qualità e ci mette tutto l'impegno come si sta mettendo tutta la squadra. È un ragazzo che sta facendo bene, tiene i piedi per terra, deve pedalare molto, lo sta pedalando e deve continuare a fare così. Perfetto, allora adesso parliamo di calcio, Giuseppe, parliamo in particolare del Pordenone, ma soprattutto parliamo anche con Michelangelo Tombacco che ci ha raggiunto in questo momento, perché lui è il titolare di questa azienda dove noi stiamo oggi registrando. Io ho cercato di spiegare, Nazareno anche mi ha fatto i complimenti perché pur non essendo un enologo, lui invece ha fatto enologia, ho cercato di spiegare almeno perché i vini vengono buoni in questo terreno che è di origine alluvionale. No? Certo, perché vengono bene? Perché siamo in mezzo alla natura, prima di tutto, perché siamo nella confluenza del Medune, Cellina e Tagliamento, quindi terreno ghiaioso, sassi, quindi la vite fa fatica a essere coltivata in questo terreno, però dà dei profumi veramente eccezionali per i vini, soprattutto per i bianchi. Quindi ecco le caratteristiche di questo terreno e quindi dopo dei vini che produciamo noi. Certo, duro lavoro, però poi anche eccellenza del territorio. Ma grande soddisfazione, quindi anche il territorio, e noi siamo in mezzo al territorio, in mezzo ai Magredi, quindi è un territorio favoloso per i vini. E infatti noi siamo venuti a registrare qui con le viti alle nostre spalle. Certo. No? Cioè, adesso mi dispiace perché so che tu sei un amante del ciclismo, in particolare della mountain bike.
like, però adesso ti dovrai sorbire anche la nostra disanima sul Pordenone, no? Un Pordenone che ha sorprendentemente battuto, sorprendentemente non per quello che si è visto in campo, ma per i pronostici della vigilia, sorprendentemente battuto l'Empoli che si presentava alla Dacia Arena come capolista. Un Empoli che si è dato la zappa sui piedi da solo, restando in ambito così di Magredi, e di, anche perché sui Magredi dar di zappa è un po' difficile, no? Dice, ma si è dato la zappa sui piedi da solo perché è rimasto in 10 subito dopo neanche 120 secondi. Sì, Dario, è la giusta risanima di quello che è successo nei 90 minuti alla Dacia di sabato scorso. È vero, come Mr. Bucchi, di cui dopo ascoltiamo le parole, si è lamentato per l'arbitraggio che gli ha cacciato fuori il giocatore dopo 2 minuti, ma dobbiamo anche dire che si è fatto cacciare fuori Bandinelli. L'arbitro ha fatto il suo lavoro in quel momento. E l'Empoli, per una manata sulla faccia di Sobega. Esatto. Con il gioco a tutt'altra parte, per cui a mio avviso giusta l'espulsione di Bandinelli. Pordenone ha saputo approfittare della superiorità numerica, ha trovato il vantaggio sul rigore di Burrai, a detta di Bucchi inesistente. Sì, per un fallo su Misuraca che secondo Bucchi si è buttato da solo, no? Ma, in pratica. Ma in aria di questi episodi ne vediamo tanti, secondo me. Furbo Misuraca, meno furbo il difensore dell'Empoli, però giusta anche secondo me la scelta dell'arbitro di assegnare il rigore. E il terzo episodio negativo dell'Empoli: l'Empoli poteva anche, sempre in inferiorità numerica, trovare il pareggio con Mancuso su calcio di rigore fallito, per cui non vedo perché Bucchi si lamenta così tanto. Giusto invece l'analisi di Mister Tesser, che come hai anticipato. Sì, ma scusa, prima di parlare di Mister Tesser e di ascoltare anche sia Bucchi che Tesser, fammi sottolineare la splendida azione del Pordenone, sì, iniziata con un colpo di tacco di Monachello che ha liberato Gavazzi, che ha servito Ciuria ha visto arrivare Pobega, gli ha messo lì un pallone d'oro e Pobega chirurgico l'ha messo a fil di palo, sì, nell'angolino per il 2-0, che in pratica ha chiuso la partita già prima dell'intervento. Sì, ma cioè, io aggiungerei anche nel secondo tempo non ho mai visto l'Empoli fare un tiro in porta. All'87esimo sì, c'è stato con l'unico intervento. L'unico tiro in porta che loro hanno fatto in 90 Gregorio. Minuti. Per cui io credo che il Pordenone ha affrontato bene il match, vero, magari aiutato perché ha giocato per 88 minuti in 11 contro 10, però non è sempre stato sul pezzo, non ha mai mollato, se l'è guadagnato. Ed è giusto il risultato che abbiamo visto. Secondo me poteva essere anche più largo. Certo, e soprattutto se consideriamo la poca vena realizzativa oggi di Monachello, perché non riesce a sbloccarsi questo ragazzo, e Candellone, che se fosse stato un attimino meno precipitoso, il 3-0 lo poteva buttare dentro. Certamente, assolutamente sì, ma poi del fatto che il Pordenone ha giocato in 10, ricordiamo che 6 giorni prima appena, in 9 contro 11, non 10 contro 11, Pordenone aveva strappato un pareggio al Bentegodi con il Chievo. Se ricordi, io ti avevo detto che al Bentegodi ho visto non 11 ramarri, ma non 9 ramarri, ma 9 caimani. Certamente. E ti dirò che nella scia del Bentegodi 11 caimani io li ho visti anche contro l'Empoli, perché il Pordenone è entrato in campo per fare risultato. E ricordiamoci che in casa il Pordenone in 4 partite, oltre ad aver affrontato secondo me le squadre più forti del campionato, quindi Frosinone, Benevento, Spezia e Empoli, ha fatto 3 vittorie e un pareggio. Certamente, e quindi si merita la posizione in zona playoff che in questo momento ha. Senti, con tutto quello che abbiamo detto e con quanto abbiamo lodato il Pordenone, non ti abbiamo fatto voglia di andare a vedere alla Dacia Arena una partita, magari partendo da qua, dai Magredi, in mountain bike? Arrivi, non si sa mai, potremmo fare, dai, appunto, non sono appassionato di calcio, ma insomma quando vedo uno sportivo anche che si gioca a calcio, insomma se gioca bene, ben volentieri lo guardo. E allora la prossima intervista la facciamo in sala stampa alla Dacia Arena. Ma guarda che io alla Dacia Arena ci sono già. Ah, perché, sì, in che senso? Eh sì, perché noi sponsorizziamo un po' l'Udinese Calcio. Quindi saremo anche il 20 ottobre, che c'è Udinese Torino, mi sembra. Sì. Io non me ne intendo tanto, ma c'è Udinese Torino e noi avremo i nostri vini in degustazione nel ristorante e nel parterre dei VIP, nell'ospitality, con i nostri vini. Quindi ci sarà Massimiliano che presenta i nostri vini lì alla Dacia Arena. Perfetto, allora non l'intervista in sala stampa, ma subito lì per la degustazione. Perfetto, benissimo, grazie. Va bene, grazie a te.
In promozione cambia il vertice, ora la capolista è la SPAL. Il successo ottenuto a Buia ha permesso al Cordovado di scavalcare in graduatoria l'ormai ex leader Casarsa. Tutto questo proprio alla vigilia dello scontro al vertice di domenica tra la formazione di Massimo Muzzin e la SAS. Da rilevare che i gialloverdi sono inaspettatamente caduti in casa ad opera della Maranese, lasciando di conseguenza via libera ai canarini. Nulla di fatto a Corva, dove la formazione azzanese ha impattato a reti inviolate la disputa più attesa del raggruppamento con il Pratafalchi. Stessa sorte per la Sacilese, che ha diviso la posta in palio con il Rive d'Arcano. Chi ha invece dato un forte segnale di ripresa è stata la San Vitese, che ha battuto nettamente per 5-1 il Camino in trasferta. Con questo risultato i biancorossi, guidati da Loris Paissan, hanno evidenziato che l'exploit di Coppa non è stato per nulla casuale. Colpo grosso anche del manego libero, che è riuscito a violare in Carnia il campo di Tolmezzo. Prima vittoria stagionale per il Vivai Rauscedo ai danni della Tarcentina, mentre ha pareggiato 2-2 il Torre a Pordenone con il Pertegada. In prima categoria Lazzanese e Villanova hanno ribadito la loro leadership. La squadra di Coccozza è andata a cogliere i 3 punti in palio a Rivolto, mentre i biancocelesti di Buset hanno tenuto il sigillo sul difficile campo di Pasiano. Alle spalle della coppia di testa è emerso il Bannia, travolgente con il 6° Bagnarola, mentre hanno rallentato l'Aviano, sconfitto 2-0 a Rorai, e il San Quirino, battuto a Ceolini. Ancora una giornata nera per il Valle Noncello, trafitto in casa da Ragogna. È tornato al successo invece il Sarone Caneva a Valeriano. Michele Buset, allenatore della Lazzanese, per commentare questo sofferto successo, perché non è stato facile vincere qui a Pasiano. 3 punti in ogni caso, che permette alla formazione ospite di rimanere in testa assieme al Villanova. Sì, successo soffertissimo, perché anche nonostante la superiorità numerica per circa mezz'ora ci hanno messo in difficoltà, e questo è fuori dubbio, perché visto la partita il risultato più giusto forse era il pareggio. Detto questo, noi continuiamo sull'entusiasmo dell'anno scorso e abbiamo l'obiettivo di fare un campionato tranquillo, magari nella parte sinistra della classifica. E ci stiamo riuscendo bene, ci stiamo divertendo, i ragazzi sono sempre presenti all'allenamento. E i risultati secondo me sono figli di questo entusiasmo, di questo impegno che ci mettiamo, e complimenti comunque al Pasiano, che ha fatto una gran partita. Cioè, sono rimasti 9 e continuavano a buttare palla giù, su e sperare. Bravi anche loro. Ecco, questo è il, diciamo che il quarto successo consecutivo, 10 gol realizzati se non sbaglio e pochi subiti. Sì, abbiamo preso 3 gol contro il Rorai domenica scorsa, basta, fino a qua. La linea difensiva si è comportata molto bene. In Coppa siamo usciti per la sconfitta pesante che abbiamo subito qui a Pasiano, una giornata storta da parte di parecchi, troppi giocatori. Abbiamo perso 6-3, però tutto sommato, cioè, io sono contentissimo, non posso dire niente. I ragazzi, bravi, continuiamo così. Ecco, una Zanese che comunque diciamo, ha un passato di rilievo, e quindi probabilmente, forse voi non potete dirlo ufficialmente, ma tutti si aspettano che ci sia un bel campionato e che possiate proseguire, diciamo, su questa strada per arrivare in promozione. Diciamo che gli obiettivi sono altri, perché l'obiettivo principale della società è di riportare i giocatori di Azzano a giocare ad Azzano. Ed è un vanto alla fine per noi, perché 17 giocatori su 24 della Rosa sono del comune, quindi la cosiddetta squadra chilometri zero sta ad Azzano. Poi gli obiettivi, ripeto, guardiamo la parte sinistra della classifica, salviamoci il prima possibile e divertiamoci, poi tutto quello che viene noi siamo felici, però dire che ambiamo alla promozione, vincere il campionato, no, sarebbe bugiardo e poco umile da parte mia, insomma. Ecco, il prossimo turno? Prossimo turno in casa con il Valeriano. I cosiddetti testa coda, che sulla carta sono partite facili, sono le partite più difficili in assoluto da preparare meglio delle altre in settimana, perché guardare la classifica è l'errore più grande che si possa fare. Nicola Gallo, tecnico dell'Union Pasiano, per commentare questa sconfitta.
ce l'avete messa tutta, diciamo, per almeno tenere il pareggio, ma non ci siete riusciti. Però ai punti, diciamo, riuscite forse a ottenere quel pareggio, ma che non serve a niente. Esatto, sì, la disamina è perfetta, nel senso che purtroppo, in questo caso per noi purtroppo, per fortuna per gli avversari, queste sono partite che solitamente vengono decise da degli episodi. Così è stato oggi, loro sono stati più bravi di noi su quel calcio piazzato dove non siamo stati bravi nella marcatura, e quindi noi abbiamo pagato oltremodo questo. Poi se devo analizzare un attimo la prestazione dei miei giocatori, posso così dire di non essere così soddisfatto dal punto di vista della tranquillità nel primo tempo, anche se la partita l'abbiamo fatta, mentre la reazione nel secondo tempo, anche una volta rimasti in 10, sicuramente ci lascia ben sperare, perché abbiamo comunque fatto soffrire fino all'ultimo una squadra sicuramente valida come la Zanese, e quindi sotto questo profilo c'è da ripartire. Da là è chiaro che poi, come ho detto prima, purtroppo gli episodi fanno la differenza, e noi in questo caso siamo stati meno bravi proprio sull'episodio decisivo, e poi in alcune situazioni non siamo riusciti a concretizzare, alcune occasioni le hanno avute anche loro, chiaramente, una volta anche che sono aperti degli spazi, e quindi ci sta, era una partita aperta a tutti i risultati, purtroppo ci sta anche la vittoria degli avversari, una partita equilibrata, e quindi accettiamo il verdetto del campo, convinti di aver fatto delle buone cose e sicuramente di aver fatto anche delle cose meno buone, come ci sta in una gara di calcio. Un Union Pasiano che comunque si sta dando da fare, no? Per risalire una china che è stata veramente decisamente brutta, no? Perché dalle categorie, diciamo, nobili dei campionati regionali siete arrivati in prima, quindi adesso c'è da parte della società uno stimolo per risalire? No, c'è lo stimolo sicuramente per ripartire innanzitutto, che è la cosa più importante, perché chiaramente qua si arriva da due retrocessioni, di cui l'ultima anche abbastanza dolorosa, abbastanza pesante anche a livello di punti e di prestazioni, e quindi si sapeva che il primo obiettivo è quello di ripartire innanzitutto, di cercare di fare un buon campionato, e sicuramente in maniera, anche magari con un lavoro anche difficile, questo è stato fatto, perché abbiamo creato comunque una squadra competitiva secondo il mio punto di vista. Finora abbiamo vinto qualche partita, perse alcune partite, ma sempre rimanendo all'altezza degli avversari, quindi questo è il primo obiettivo, lo stiamo raggiungendo. È chiaro che l'obiettivo di una società gloriosa che ha vissuto anche categorie anche diverse, anche superiori, è quello di riuscire appunto a ripartire, per poi magari con calma, con più o meno calma, poi cercare anche di ritornare magari nelle categorie magari superiori. È chiaro che l'obiettivo innanzitutto in questo momento è quello di ricostruire, di ripartire. La rosa è stata praticamente rinnovata per l'80%, visto che sono comunque rimasti 5-6 giocatori l'anno scorso e non di più, è stata ricostruita secondo me nel migliore dei modi, e anche con entusiasmo. È chiaro che adesso dobbiamo far seguire a questo lavoro che è stato fatto le prestazioni e di conseguenza anche i risultati, che sono la cosa più importante. Però sicuramente è una cosa da sottolineare, è stata proprio questa, che arrivando da due anni sicuramente di grosse difficoltà, è stato fatto un grandissimo lavoro per ripartire, e ripartire in maniera sicuramente dignitosa, in maniera credibile, e questo, diciamo che siamo sulla strada giusta per fare questo. Ecco, riscatto quindi pronto per il prossimo turno? Beh, sicuramente per noi tutte le gare sono impegnative, però noi finora abbiamo dimostrato, come dicevo prima, di esserci. Chiaramente domenica andiamo a affrontare un'altra squadra che in queste prime giornate ha fatto bene, perché hanno fatto parecchi punti, che è l'Aviano, e quindi noi dobbiamo andare in campo con la consapevolezza di quelli che sono i nostri pregi, magari con la consapevolezza anche di quelli che possono essere anche i nostri difetti, chiaramente, però ripeto, con la consapevolezza soprattutto di essere all'altezza di un campionato che è comunque difficile, e quindi ogni partita noi dobbiamo tirar fuori il massimo. Sicuramente sono partite difficili, poi io sono sempre dell'idea che un aspetto importante nel calcio è l'aspetto morale, quindi dobbiamo girare pagina, analizzare un attimo questa sconfitta, però ripartire con l'entusiasmo che abbiamo sempre avuto in queste prime giornate. Benissimo, anche questa volta penso che siamo riusciti a darvi molte informazioni sulla destra a tagliamento, su quello che è successo nel corso della passata settimana, nel corso del passato weekend, e parlarvi anche di quello che potrà succedere nel prossimo weekend. Vi ringraziamo per essere rimasti con noi, e vi ringraziamo soprattutto del fatto che ci seguite sempre con tanto affetto. L'appuntamento è alla prossima settimana. Ciao.